Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo capitolo. Oggi andremo a vedere come equalizzare una voce. Ecco, iniziamo subito col dire che non esiste un solo metodo appunto per equalizzare una voce, ma ne esistono diversi. Io oggi vi mostrerò alcune linee guide su quelle che sono ad esempio le mie attitudini, le mie abitudini nell'equalizzare appunto una voce. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta ascoltando questa porzione di brano. Quindi più abbiamo dei cori. I'm all day thinking of you. Questa è la traccia della voce. You're laying near me and I feel like I am. Togliamo tutti gli effetti. Ecco, io qui adesso come prima cosa ho messo un compressore. Questo per fare in modo che compatti un po' il suono della voce, appunto per avere. Comprimiamo ancora un po'. Diciamo che possiamo lasciare l'attacco attorno ai 15 millisecondi, release abbastanza. Abbastanza veloce, quindi per fare in modo da non far sentire appunto molto il compressore, da renderlo abbastanza naturale come intervento. Andiamo subito a aprire un equalizzatore, quindi di Logic, e andiamo a vedere alcune che possono essere le linee guida. Quindi diciamo che solitamente la voce ha bisogno di presenza, questo per fare in modo che buchi abbastanza nel mix, quindi per fare in modo che anche a un volume non altissimo comunque la voce sia sempre presente, leggibile. L'altro è comunque il corpo e quindi comunque anche la profondità della voce. Diciamo che queste due bande di frequenza si aggirano attorno ai medio alti, quindi attorno ai 2500, 3000, 4000 Hz, e il corpo attorno ai 200 ai 500 Hz. Quindi diciamo che una prima regola di base potrebbe essere quella di creare la famosa gobba di cammello, quindi le due equalizzazioni, una qua e una qua, per fare in modo appunto che di avere corpo e presenza. Allo stesso tempo un'altra qualità, appunto un'altra caratteristica che è richiesta alla voce è quella appunto dell'aria, quindi quando si dice una voce ariosa significa avere alte frequenze, intendo sopra 10.000 Hz. Quindi un'altra cosa che posso fare con un filtro high shelf è aumentare quello che è le frequenze molto alte, quando dico molto alte appunto attorno ai 9.000 Hz. Andiamo a sentire subito l'effetto di questa equalizzazione e andiamo appunto a correggere, perché poi dopo dipende anche da brano a brano, da tonalità a tonalità, soprattutto da timbro a timbro. Una voce maschile reagirà in maniera diversa a questa equalizzazione qua, soprattutto all'amplificazione delle frequenze basse. Allo stesso modo avrà magari più bisogno di essere schiarito, comunque di avere l'amplificazione di frequenze acute. Andiamo a sentire il senza. Finally here, honey. E con. Finally here, honey. Don't need to say you. Ecco, come prima cosa abbiamo avvertito appunto una differenza di volume, perché l'amplificazione di queste frequenze comunque porta a un innalzamento di volume che andrò a compensare abbassando leggermente qua il gain dell'equalizzatore. Sentiamo nel brano. Finally here, honey. Don't need to say you all the things by telephone. Senza. Finally here, honey. Don't need to say you all the things by. Ecco, come abbiamo detto in altre puntate, è una cosa importante da tener conto che quando si va ad amplificare tutto quello che sono le frequenze acute, posso avere il problema di andare a inasprire un pochettino la voce, quindi sarà necessario aggiungere ad esempio un deesser o comunque un compressore che va a limitare l'innalzamento degli attacchi delle frequenze molto acute. Una possibile soluzione è quella di applicare ad esempio un compressore multibanda e qui lasciare bypass tutte le frequenze medio-acute e concentrarci su quelle che sono le frequenze più di disturbo, cioè attorno dai 4.000 ai 9.000 Hz, agli 8.000 Hz, frequenze che possono dar fastidio appunto. Honey, don't need to say you all the things by telephone. Andiamo a abbassare un po'. You're laying near me and I feel like I am dreaming smell. Andiamo a abbassare un pochettino il livello perché sono molto alto.
senza. Finally here. Adesso qui sono anche molto alto di volume. Facciamo una cosa, abbassiamo qua molto, anzi, abbassiamo dal compressore. Quindi facciamo in modo, questo lo lasciamo a zero, abbassiamo l'output del compressore e lasciamo normale l'output del C4. Ok, a questo punto possiamo ascoltare la differenza fra il C4 e con il C4 e senza. Ecco, sentite che queste frequenze qua, sentiamole in solo, vengono comunque compresse, compattate e tenute un po' più, come dire, un po' più controllate rispetto a prima. Quindi, tornando al discorso dell'equalizzazione, questa è una tipica equalizzazione, io posso anche aumentare qua, andiamo a sentire. Ecco, questa è una bella frequenza, ad esempio. Sentiamo qua invece. You're laying near me and I feel like I am dreaming, smelling your perfume. Senza. Finally here, più debole. Don't need to say con è più protagonista, più aggressiva. Diciamo che è importante andare a cercare poi le frequenze, andarle a ascoltare, e in questo caso è anche molto, per questo motivo è molto sono molto importanti anche gli ascolti, quindi o si lavora in cuffie, con delle buone cuffie, o attraverso dei monitor comunque importanti. Diciamo che la cosa basilare è quella di andare a cercare le frequenze attraverso appunto la famosa, diciamo, in maniera empirica, quindi andare a ascoltare. Sentite qua, ad esempio, questa è una frequenza che potrebbe essere di disturbo, perché comunque va ad amplificare un effetto quasi cartone, un effetto che può essere di disturbo appunto al volo. Honey, don't need to say you all the things by telephone. You're laying near me and I feel like I am dreaming, smelling your perfume. Questa frequenza qua invece, attorno ai 500, 400, 500 Hz, può essere una frequenza di disturbo per la voce, perché va a creare un po' di confusione. Diciamo che sono i medio-bassi che solitamente vengono attenuati un po'. Don't need to say you all the things by telephone. Posso aggiungere anche un deser, perché sento che comunque si sta inasprendo un pochettino. Andiamo ad aggiungere un deser qua. Finally, all the things by telephone. Finally here, honey. Don't need to say you all the things by telephone. Senza. Finally here, honey. Don't need to say you all the con. Diciamo che la resa, tutto questo procedimento l'ha resa più presente, più compatta, quindi diciamo che all'interno del mix può essere utile andare a agire in questa maniera, appunto perché va a amplificare delle frequenze che possono servire, quindi possono bucare all'interno del mixaggio, anche se magari sentendola da solo non abbiamo. E con una cosa che io consiglio sempre quando si equalizza, alternare i momenti in solo per capire in solo della traccia, appunto mettere il solo la traccia in questo modo qua, quindi alternare questi momenti, ma le scelte importanti farle ascoltando tutto il mix. Ad esempio, quando solitamente si va a mixare, come prima cosa, a parte partire dalla cassa o dal rullante o da alcuni elementi della ritmica, come prima cosa io per esempio vado a mettere subito la voce, perché quella mi permette poi di creare il balance con gli altri strumenti, essendo l'elemento portante del brano insieme alla ritmica, diciamo che mi permette di creare un equilibrio partendo da quell'elemento base lì. Quando si va a equalizzare, comprimere o fare qualsiasi altra cosa, è importante farlo in relazione a quelli che sono gli altri strumenti, quindi non lasciare una scelta solamente in solo, quindi non andare a equalizzare troppo lo strumento ascoltando solamente quello strumento lì, perché rischiamo di fare tutti bellissimi strumenti ma che non comunicano tra di loro. Quindi diciamo che la cosa importante è avere a volte anche dei suoni brutti singolarmente ma efficaci all'interno del mix. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.